Il supporto deve essere idoneo a supportare i carichi di progetto ed è costituito da un piano ben saggiato realizzato con inerti stabilizzati e rullati o con calcestruzzo magro di adeguato spessore, lisciato e saggiato, eventualmente ricoperto da un sottile strato di sabbia di livellamento al fine di ottenere un piano di appoggio ben omogeneo. Il supporto può essere anche esistente, come pavimenti industriali, pavimenti in piastrelle o di varia natura, ad esclusione delle finiture in legno o pavimenti resilienti. Lungo tutte le pareti perimetrali facciamo risvoltare il vetro cellulare fino alla quota inferiore della finitura superficiale, ad esempio le piastrelle. I pannelli in questo punto potranno essere più sottili rispetto a quelli previsti sul piano orizzontale ed incollati al piede dei muri perimetrali eviteranno che i massetti di nuova realizzazione possano veicolare il passaggio del gas radon e assorbire eventuale umidità presente nelle strutture perimetrali esistenti. Sul supporto orizzontale procediamo alla posa dei pannelli Foamglas Board, il cui spessore sarà determinato dalle verifiche termotecniche di progetto. I giunti dei pannelli saranno sfalsati, pressati bene gli uni contro gli altri e sigillati mediante collante PC56, al fine di ottenere una superficie impermeabile, stagna al vapore e al gas radon. La spalmatura del collante va eseguita utilizzando una spatola a denti larghi 8x8 o 10x10 su due bordi contigui del pannello. Sulla superficie orizzontale del vetro cellulare procediamo con la posa di uno strato separatore costituito da un foglio di polietilene da 0,2 mm o superiore, steso liberamente con la sola sovrapposizione dei lembi per almeno 150 mm. Ed infine collochiamo eventuali tubazioni impiantistiche e procediamo alla realizzazione del massetto dell'autolivellante. Per escludere la formazione di ponti termici, la realizzazione di eventuali nuovi tramezzi potrà partire da sopra il nuovo massetto o direttamente dallo strato di Foamglas. In questo secondo caso è importante assicurarsi di utilizzare elementi di vetro cellulare di adeguata resistenza alla compressione, che verranno posati su un letto di malta a base di calce naturale e aggiunti sigillati con PC56. Proprio come se dovessimo realizzare il primo corso di una muratura in mattoni.